Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento, episodio di Harry Potter e il gioco fatto male. Vi ricordo assolutamente di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Tutti i miei link in descrizione e come al solito il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro retto qua sotto. Non vedo l'ora di cominciare questo nuovissimo episodio di questo epico gioco di Harry Potter. E quindi, sigla! Harry Potter è il gioco fatto male. Nel frattempo, le clessidre che indicano i punti delle case si stanno lentamente riempiendo. Raga, i punti delle case! Cioè, sta roba praticamente nel primo film di Harry Potter si vede, negli altri film non esiste più. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Vai, Serpe Verde! Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Ma va? Veramente? Chissà come mai. Forse perché c'è Harry Potter che è il protagonista? Raga, guardate la magnifica. Chi cazzo è questo? Ciao Harry, sono io, Hagrid. Madonna! Raga, guardate Hagrid! Sono il guardacaccia. È una patata! È una vera e propria patata, raga! È un uovo! Passa dalla mia capanna per una tazza di tè. C'è una cosa di cui ti vorrei parlare. La mia capanna si trova nei giardini. Cioè, tra l'altro Hagrid ha la stessa voce di Doraemon. È la stessa voce del professor Vicious, quello del Wingardium Leviosa. Cioè, hanno usato lo stesso doppiatore per fare due personaggi. Hanno tanti mezzi. Guardate che figata, raga. Cioè, già solo la grafica vi fa vedere quanta magnificenza ha questo gioco. Raga, veramente, non c'è limite. Non c'è limite al cagotto di questo gioco. Esprime molto cacaggio, però devo essere sincero, io ci sono affezionato, perché in passato ha alleviato molti miei giorni di stitichezza, devo essere sincero. Cioè, praticamente è l'Harry Potter fatto dai cinesi. È Harry Potter made in Cina. Harry Potter, presumo. Benvenuta alla lezione di erbologia. Raga, ma guardate che personaggi! Buongiorno, studenti! Questi qua non si possono manco definire esseri umani! Cioè, sono alieni deformi! Bacchetta magica a muoversi sullo schermo e premete i tasti corrispondenti ai simboli che essa indica. Ok, perfetto. Per imparare l'incantesimo incendio, completate ogni sequenza 3 volte. Bene, adesso iniziamo la lezione. Preparati. Sì, sì, siamo pronti, siamo prontissimi. Vai che ce la fai. Madonna, raga, guardate che faccia. Ma la cosa bella è che per farti fare questa prova, per insegnarti questo incantesimo, cioè te la fanno vedere in primo piano questa qua. Perfetto. Davvero impressionante. Adesso prova con questo. Ancora. Raga, senza offesa, con tutto l'amore che provo per Harry Potter, però Harry Potter non se lo merita questo gioco. Cioè, è un affronto enorme a Harry Potter. Bravo! Hai imparato l'incantesimo incendio. Ma cosa sto vedendo? Per imparare come si usa l'incantesimo incendio, seguimi.
Anche la camminata è epica. Cioè, cammina come se ha una scopa nel culo. Proviamo a far seccare un bulbo balzellante. Mamma mia! Utilizza la bacchetta magica sul bulbo balzellante vicino alla porta. Premi i simboli giusti e accumulerai energia magica a sufficienza per attaccare il bulbo. Il bulbo oculare. Incendio! Cioè, raga, Harry Potter ha la stessa movenza dell'incantesimo Wingardium Leviosa quando fa l'incantesimo incendio. Cioè, praticamente si trasforma in Adriano Celentano quando balla. Ci avete fatto caso? Eccellente, Harry! 5 punti a Grifondoro! Cioè, quando fa un incantesimo si deve muovere tipo Adriano Celentano quando balla, no? Tipo il molleggiato. Siamo nel giardino della chiesa. Allora, in questo momento ci accingiamo ad esplorare il giardino. Vuoi la parola d'ordine per il ritratto, Harry? No! Portaci delle gelatine tutti gusti più uno blu. Assolutamente no. Sii prudente però, là fuori si aggirano strane creature. Ma se già vi deve portare quelle lì gialle al gusto di cerume, figurati se vi porta quelle là blu! Madonna! Se riesci a raggiungere la fine del pozzo, dovresti trovarlo. Guarda ragazzino che se osservi troppo l'abisso, poi l'abisso osserva in te, eh? Una volta avevo un paffutolo, ma Fred e George lo usavano come bolide in allenamento. Cioè, in pratica stiamo girando a vuoto. Cioè, stiamo girando a vuoto, tanto per esplorare i giardini di questa grande e enorme chiesa. Paffutoli! Simpatiche creature, ma hanno un appetito smisurato. Hagrid! Cioè, ma chi cacchio è che ti lascia un messaggio scritto? Lì così all'adminchia, cioè non so, Hagrid cos'è che fa? Mette i cartelli tipo allo zoo? State attenti, questi qua sono paffutoli, vi possono divorare vivi. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, ste robe si mangiano i rovi? Cioè, magari se la puoi smettere di ruttare come un leone, mi fai un favore, eh? Cioè, raga, sti paffutoli ruttano come dei leoni dopo che si sono mangiati una zebra. Sì, ma basta però! Ma che è una gara di rutti? Ancora! Sì, ma se devi vomitare vai nel cespuglio, cioè non lo fare davanti a me. Ma che schifo è! E questo dovrebbe essere un gioco per bambini. È una figata assurda, devo essere sincero. È qualcosa di così trash. Poi se li guardi sono così carini. Il fatto è che poi quando mangiano ruttano come se non ci fosse un domani. Cioè ogni rutto è una scossa sismica. Comunque, fino ad ora il gioco vi sta piacendo, raga? Scrivetemelo nei commenti e mi raccomando, non vi dimenticate di tempestare di like questo video, perché se vi piace questa serie, ovviamente io lo vedo dai like e dai commenti. Quindi tanti like e tanti commenti, mi raccomando, e fatemi sapere, perché più like e più commenti ci sono in questo video, e più io ovviamente continuo la serie e vi porto questo genere di video sul canale.
Non ce la posso fare, raga, aiutatemi, non ce la posso fare. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate degli enormi rutti dei paffutoli. Eccoti qui. Spero che te la sia cavata bene alla lezione di erbologia. Madonna, che schifo, Hagrid! Hanno preso la forma di una patata per fare Hagrid. Negli ultimi tempi sono accadute molte cose strane. Sii prudente. C'è più poligonale dei giochi fatti sul primo Game Boy. Vieni qui, Harry, c'è un mostro gigantesco laggiù! Ok, va bene! C'è un mostro gigantesco, cacchio! Con quale voce me lo stai dicendo? Madonna, ma come che... Ma poi anche il doppiaggio è fatto alla cazzo di cane, raga! Madonna, raga, cioè questo gioco è altro che Hogwarts Legacy. Questo gioco è epico. Cioè, questo è il mostro gigantesco? Cioè, è un maiale con le ali? Cioè, è un maiale volante? Cioè, questo è il padre di Harry, no? Visto che il padre di Harry è un maiale. Glielo dice Piton. Flipendo. Vai, Harry, sconfiggi tuo padre. Sei tutti noi. Flipendo. Cioè, non si capisce se quel maiale stia soffrendo oppure grugnisce perché lo vuole attaccare perché è arrabbiato. Non si capisce. Vai, balla all'Adriano Celentano. Wingardium Leviosa. Signore e signori, Adriano Celentano. Con 24.000 baci. Io vi confesso, raga, che più va avanti questa serie, più io rimango sconvolto. Cioè, davvero. Volume.